Let's go! Bentornati, ovetti, su Pokémon Let's Go Eevee! Nello scorso episodio abbiamo superato il ponte Pepita, abbiamo ottenuto una pepita e abbiamo catturato uno Squirtle selvatico. Inoltre abbiamo velocizzato alcuni, se non la maggior parte, degli allenatori del percorso 25. Perché? Perché una volta catturato Squirtle il timer era completamente sballato e quindi non sapevo se velocizzare o meno avrebbe portato a un video troppo corto barra troppo lungo. In ogni caso, in questo episodio andremo nella palestra di Celestopoli, ma prima dobbiamo ancora affrontare questa coach qua, quindi affrontiamola. E vorrei anche ricordarvi che sono alla ricerca dei soprannomi per Squirtle, perché non ho idee. Anche perché potrei chiamarlo Koopa, ma ho già chiamato un altro Squirtle Koopa tantissimo tempo fa su Giallo. Potrei chiamarlo Muten o Roshi, però potrei chiamarlo Kamex, ma è un po' troppo presto per Kamex. Shell Shocker, perché oh mio Dio, è un Machop. Ho appena visto che è un Machop. Ciao. Non guardarmi neanche, paralizzati e non mi attaccare. Odio Machop. Quindi sì, consigliatemi pure un soprannome, penso di applicarlo dal prossimo barra l'episodio dopo ancora. In ogni caso, hai movimento sismico. Qualcosa mi dice che questa tizia qua ci darà poi l'MT di movimento sismico. Perché abbiamo affrontato quanti coach? Due, anzi tre con questa. E due su tre ci hanno dato un MT. Quindi, sì, no aspetta. Uno ci ha dato un MT per un Miao che spammava giorno di paga. Quindi suppongo lei ci dia movimento sismico. Ho ragione o no? Sì, perfetto, ho ragione. Ok, e quindi adesso possiamo andare da Misty. Però prima, ancora non ho capito perché non l'ho fatto. Ah, ok, veloce e musica un po' più bassa, giusto un pezzettino. Ok, salviamo le modifiche e ora possiamo tornare a casa. A casa? A Celestopoli. Tanto per... Tu, mio caro Squirtle, perché non esci un po' dalla Pokéball? Fai uscire, perfetto. E andiamo avanti. Squirtle, se trovi qualche bacca dimmelo pure. Allora, ammetto che avevo intenzione di darmi una specie di limite negli utilizzi di Electro Zap nella palestra. C'è qualcosa qua? Sì, perfetto. Oppure di togliere Eevee addirittura per rendere un po' più difficile la cosa. Togliere momentaneamente Eevee dalla squadra per rendere più difficile la palestra. Però alla fine ho deciso. Questo è sì un let's play. Però io posso giocarlo comunque come mi pare. Quindi, alla fine, comunque, devo divertirmi, ok? E io mi diverto ad usare i Pokémon che il gioco mi dà. Certo, sì. Avrei potuto aspettare un po' per Squirtle e prenderlo nell'altra maniera? Sì, però, ormai siamo qua. Ehi, aspirante campione! Misty, la capopalestra di Celestopoli, è un'allenatrice davvero tosta. Accetterà la tua sfida solo se hai almeno un Pokémon di livello 15 o superiore. Penso di avere un Pokémon al 19, appunto, quindi manco a dire. Perfetto! Vedo che hai almeno un Pokémon di livello 15 o superiore. Beh, che aspetti allora? Forza, vai, metticela tutta! E avevano detto, oh mamma mia, i requisiti per andare in palestra rovineranno il gioco. Livello 15 contro Misty. Dai, lei ha uno Starmie, dovrebbe avere almeno uno Starmie, quindi... Che senso ha? Dico, che senso ha mettere il limite? Mettere il requisito? Va bene, ok, è una cosa extra che magari vi dice, dovete essere leggermente più forti di quello che siete adesso per affrontare Misty. Ma comunque potete catturare Pokémon di livello 13 nell'erba alta del percorso 24. Li allenate 2 secondi e potete entrare anche con Pokémon al 14. Dovete semplicemente avere quel Pokémon in squadra, non dovete per forza usarlo. Io ovviamente lo userò. Quindi i requisiti sono inutili, ma è anche inutile dire che sono difficili da completare, perché dai... Ok, ho mi lamento dei requisiti, ma avete visto che requisiti sono? Scusatemi, ma sono un po' arrabbiato. Inoltre sto registrando gli episodi di seguito, cosa che io non dovrei fare, grazie al mio mal di gola. Ma non importa, Ivysaur sale al 18 nel frattempo. Non è che per caso si evolve anche Squirtle tra poco?
perché vorrei usare Wartortle. Non so quando, ma userò Wartortle abbastanza spesso. Sicuramente più di Eevee in questo episodio dopo la palestra, perché... meglio cambiare, no? Violet. Come ho letto Violet? Violet, bellezza, che manda in campo Shellder. Un attimo. Le nuotatrici adesso hanno la classe di bellezza? Da quando? Da questo gioco? Oppure è tanto per mettergli una classe extra? E perché non ho usato Electro Zap non lo so neanch'io. Però, adesso lo userò, quindi. Pistolacqua. Pistolacqua ha una bella animazione, nonostante sia letteralmente uno sputo d'acqua. Oh no, geloscheggia! Dolore. Addio, Shellder. Bene così? Perché si gira Eevee quando fa un colpo e sconfiggo? Ah, forse è l'amicizia? Può essere. Oh, giusto, Squirtle al 16, quindi adesso... Evolution, giusto? Faccio acqua da tutte le parti. Oh, Squirtle si sta evolvendo. Congratulazioni! Il tuo Squirtle si è evoluto in Wartortle! Ma sfortunatamente credo non abbia ancora statistiche decenti per combattere contro lo Starmie di Misty, quindi... possiamo controllare tanto per sicurezza, ma non credo di usarlo nella palestra. Allora, info, però magari di Wartortle, quindi vediamo un po'. Vediamo, 30 contro 46. Direi. È vero che Eevee è comunque 4 livelli sopra. È vero che Eevee ha una natura che aumenta l'attacco speciale. È vero che Eevee ha statistiche più alte degli altri Eevee selvatici. O meglio, del normale, tra virgolette. Però, ehi. Hai visto il tuffo che ho appena fatto? Ammettilo, è roba da medaglia d'oro, no? Margi, bellezza! Che manda in campo Seal! Se non ricordo male, Seal non è in parte ghiaccio, è solamente acqua, quindi conviene comunque usare Electro Zap. Quindi vai, Eevee! Electro Zap! Acqua getto, addirittura? Ouch! Va bene, sconfitto Seal. L'importante è quello. Bene così, Eevee! E adesso... potrei andare a curare i miei Pokémon, così come potrei usare direttamente due pozioni. Meglio usare le pozioni. Voglio andare abbastanza spedito in questo episodio. Devo arrivare come minimo ad Aranciopoli, quindi pozioni ne ho 9 e non ne ho comprata una, tanto per dire. Quindi vai, cura, doppia. E adesso andiamo contro la sirena maschiaccio. Ehi, tu! Qual è la tua strategia di lotta? Io, con i miei Pokémon di tipo acqua, adotto una strategia molto semplice. Attacco, attacco e di nuovo attacco. Forza allora, Misty, la capopalestra più bella del mondo, è pronta a lottare contro di te. Sei pronto? Cominciamo! Parte la sfida di Misty, capopalestra, che manda in campo il suo primo Pokémon, ossia Psyduck. Ah, giusto, Psyduck. Mi ero completamente dimenticato di lui. Pensavo mandasse in campo Goldin, in effetti, ma non importa. Electro Zap! Forse è un po' troppo forte Eevee per questa palestra. Avrei dovuto allenarlo? Avrei dovuto essere più stretto con i livelli, forse. Ma ormai siamo qua, quindi... Dai, contro Starmie. Oppure avrei dovuto usare meno Electro Zap contro i Pokémon di Misty. Ormai però quel che è fatto idro... Aspetta. Idrovampata? Allora questo cambia tutto quanto. Usate ogni singola strategia possibile e immaginabile per sconfiggere questo coso. Perché idrovampata, già sapete l'effetto ovviamente. A questo punto di gioco è la seconda palestra. Ho capito che abbiamo un Eevee iperpotenziato, ma dai, idrovampata adesso? Ah, addirittura un brutto colpo. Della serie, ok, Misty deve perdere per forza. Comunque, abbiamo finito e Pidgey a quanto pare si evolve. Wow, sei troppo forte.
Oh, PJ si sta evolvendo! Congratulations! PJ si è evoluto in PG8! Ed è finalmente arrivato il momento di metterlo nel box, perché non voglio allenare un PG8 fino a PG8. Un Pokémon pieno di vitalità che vola instancabile sul suo territorio in cerca di prede, come Caterpie. E va bene. Ti darò la medaglia cascata, che dimostrerà che mi hai sconfitto. Tonks riceve la medaglia cascata. Con la medaglia cascata, tutti i Pokémon fino a livello 30 ottenuti negli scambi seguiranno le tue indicazioni. Inoltre, tieni, ti do la mia MT preferita. Non dirmi che è idrovampata. Idrovampata! Ah, questo è la seconda palestra! Ah, vabbè. La MT-29 contiene idrovampata. Insegnala ai Pokémon di tipo acqua. Ed è quello che farò, ma prima... Eevee, sei felice, eh? Trema ancora dalla testa ai piedi. Ok, sai che ti dico? Ti coccolo un po', perché sei carino. Ah, ho scoperto una cosa un po' brutta. A quanto pare l'unico modo per cambiare acconciatura di Eevee è giocare in modalità portatile con la Nintendo Switch. Quindi l'unico modo che ho per cambiare acconciatura ad Eevee è proprio togliere la Nintendo Switch, accarezzarlo con il touchscreen e poi rimettere la Switch per legato. Quindi molto probabilmente non vedrete me che pettino Eevee. Ed è un grandissimo peccato in effetti, perché volevo provare a mostrarvi le varie acconciature, ma a quanto pare dovrò farle off camera. Là c'è uno Squirtle, ho visto uno Squirtle, è normale? Ok, comunque per adesso curami Pokémon Joy e andiamo avanti. Perfetto, grazie mille. Torna pure quando vuoi. Allora, adesso finalmente usiamo un po' War Turtle, vai. È a livello 16, ma abbiamo idrovampata. Cercherò di usarla poco. No, non è affatto vero. La voglio usare. È forte. Quanto ha? 80? Sì. Allora, dai. È solamente una mossa che con lo stab è 120 di potenza. Quindi manco a dire. 120? 120, sì. Tolgo ritirata che... L'ho già fatta questa osservazione, mi sembra, ma ritirata è di tipo acqua. Da quale generazione hanno cambiato il tipo di ritirata? Non che mi interessi più di tanto, perché ritirata non è molto utile, ma... Boh, non mi ricordo, quindi. Allora, direi di andare a risolvere l'enigma di quello Squirtle, perché che ci fa uno Squirtle qua? Cioè, ha senso i tetti blu, sapete com'è? Vediamo un po'. Ehi, fermati! Ridammi la mia Pokéball! Ah, ci mancava solo questa adesso. Devo fare la guardia a questa casa. Non dovrei allontanarmi. Aspetta! Quindi battere Misty era il requisito per andare proprio avanti. Perché se non sbaglio, si poteva andare avanti dopo Bill in Pokémon Giallo, senza Misty, ma... Comunque bisognava affrontare Misty, quindi a quel punto. Ma... È un Golduck che ha rubato questi oggetti? Perché l'impronta è di Golduck. Vabbè, non importa. Qui è mascalzone del Team Rocket. Guarda cosa hanno combinato. Mi hanno anche rubato la MT Fossa. Mi serviva per insegnare Pokémon come Mankey o Sandshrew a scavare tunnel sottoterra. Beh, andiamo a recuperarla, no? Inoltre, si vedeva anche prima il membro del Team Rocket qua. Eccolo qua, infatti. Ehi, tu, vattene subito. Questo giardino è proprietà privata. Che cosa? Vuoi sapere chi sono io? Sono un semplice passante. Non sono affatto un tipo losco. Cosa c'è? Non mi credi? Eccola qua, la recluta del Team Rocket che manda in campo.
Raticate, Raticate. Bene, tanta esperienza per me. Vai, Wartortle. Livello 18, suppongo. Livello 15? Oh, perfetto. Idrovampata. Raticate è comunque molto veloce e con Super Zanna può darci un po' di fastidio visto che dimezza i nostri punti vita, ma Idrovampata è forte. Quindi vai, scottalo, dove ci stai. Scottalo, scottalo, scottalo. Ovviamente non lo scotta. Ok, devo stare attento perché non so quanto possa farmi con attacco rapido. Perfetto. Non sembra essere in grado di sconfiggermi, quindi buon per me. Se lo scotto, però non l'ha scottato. Va bene, allora ciao Raticate. Se non mi manda KO. Perfetto. Idrovampata! In effetti Raticate può imparare Fossa oppure no? Credo di sì. E Nidorino sale al 18. Prima o poi lo farò evolvere, Nidorino. Stop! Mi arrendo! Me ne vado in silenzio! E va bene, restituirò la MT che ho rubato. Yeah, Fossa! Beh, ora è meglio che vada. Ci vediamo? Oh, è triste addirittura, va bene. Però, prima di proseguire, ovviamente vado a curarmi, perché... Beh, avete visto quello che mi ha fatto Raticate, giusto? Bene. E adesso, finalmente, possiamo andare avanti nella storia. Quindi, sì, ti vedo, coach, davanti a quella grotta che... chissà cosa c'è là dentro. Ah... Ho letto qualcosa sulla cattura dei Pokémon non dell'erba alta e tremo di paura. Un attimo, posso ridare Fossa a questo tizio o no? Oh, mi hai riportato la MT che mi avevano rubato. Grazie. Anzi, sai cosa ti dico? Tienila pure. Insegnerò al mio Diglett come scavare dei tunnel senza usarla. Anche perché Diglett impara Fossa senza MT. Però mi raccomando, è in realtà una mossa molto buona. Soprattutto se stab. Quindi, se avete già un Sand Shrew o uno Sand Slash, usatela, non è affatto male. Ora, chi di noi impara Fossa, a parte Eevee? Perché voglio saperlo. Non credo... Tutti quanti? Pure Wartortle? Ok, beh, tutti quanti no, perché Ivysaur e Pidgeotto ovviamente non scavano. Ma, dettagli, non si può ancora andare qua, ovviamente, ma non vedo l'ora di andarci. C'è una cosa che devo raggiungere là... Ma dettagli, dettagli. Ok, non siamo ancora stati neanche in un Pokémon Market. Vabbè, ecco qua il percorso. 5, vediamo un po' che Pokémon ci sono qua. Rattata, Rattata. Basta? Solo due Rattata? No, dai, qualche altro. Jigglypuff! No, lo voglio! Oh, Vulpix? È possibile trovare Vulpix qui? Questo vuol dire, al 90%, che è possibile trovare Growlithe qui, in Pokémon Let's Go Pikachu. Ok, perfetto. Allora vai, preparati e lancia! Excellent! Uno, dos, tres, e... Stavo per dire fuori, ma no, a quanto pare no. Abbiamo catturato Vulpix! Strano avere un Pokémon di tipo fuoco qui. Cioè, non mi lamento per niente, mi raccomando, ma... Talos intanto sale al 21, buon per me. E vuole imparare Comete? Attaccante speciale, vediamo un attimo. 70 contro che? 50? 60. Beh, se è solo un punto di differenza tra attacco speciale e attacco, a questo punto Comete ora come ora non serve. Spero di trovare il ricordamosse quando mi servirà. Però, no, non far dimenticare. Ok, e andiamo avanti. Intanto Wartortle anche è salito di livello, eh? Vulpix! Il suo manto e le sue code sono meravigliosi. Crescendo, la sua coda sviluppa diverse diramazioni. 5? 6? Quante? 6. Poi diventano 9, se non sbaglio. Kyuubi, eh? Ok, vediamo un po' se riusciamo a trovare anche un altro... Jigglypuff. Ok, magari qua sotto? No, Rattata. Chissà se posso recuperarlo se mi sbrigo, perché voglio catturare quel Pokémon perché mi piace, fine. Allora, vediamo... Oh! Ok, questa è una cosa molto bella, e intanto là c'è Trace. Hanno messo dei gradini, non dovete per forza scendere per tutte quante le scale per andare alla pensione Pokémon, che io non userò perché non voglio usarla. E ovviamente non c'è più Jigglypuff. Ah, ed è un gran peccato perché avrei voluto tanto un Jigglypuff in squadra, C'è un PG8 selvatico, che senso ha? Cioè, ha senso, ma dettagli.
Jigglypuff, please. 2 PG8. Ok, non li voglio catturare, ovviamente, ma... Va bene, tanto per... Vediamo un attimo se c'è qualcosa qua. Sì, c'è uno strumento, perfetto, dammelo. Cosa è? Una etere? Una confezione di etere? Perché chiamarlo etere basta, no? Comunque, la pensione, vediamo un po' che si può fare qua. C'è un peluche di Ditto? E vorrei anche vedere se è possibile depositare 2 Pokémon o solo uno. Credo solo uno. Quindi tolgo Onix. Vediamo un po'. Solo uno? Sì, perfetto. Onix, ciao. Sai che ti dico? Ti lascio là. Ti lascio là per un bel po'. Poi torneremo qui. Magari qualcuno me lo ricordi, per favore. Di tornare qua a prendere Onix. Va bene, è qualcosa qua? Wartortle? No, perfetto. Allora si va da Trace, che è qua sotto. Oh, Tonks. A quanto pare non si può passare dal varco laggiù. Però c'è questa via sotterranea. È un po' buia, ma porta direttamente ad Aranciopoli. Eh? Tonks, non muoverti. Ci ha dato un bacio? Che cosa... Mi sembrava di aver visto un luccichio. E guarda cosa avevi tra i capelli. Come? Come? Come ho fatto ad avere... Ah, vabbè. Il revitalizzante è uno strumento che ti permette di... Sappiamo cosa fa. Revitalizza. Ne ho qualcuno anche io. Tieni, te ne do degli altri. Addirittura 2, eh? Potrebbero servirti nella prossima palestra. Oh sì, Elti Surge è forte. Ah, ma quello è un biglietto nave? Ne ho uno in più. Wow, che storia è? È per la motonave Anna, vero? È una nave di lusso che viaggia in ogni parte del mondo. Come mi piacerebbe salirci a bordo almeno una volta. Beh, te l'avrei comunque dato il biglietto, ciccio. Oh, grazie. Ti prometto che lo userò, ma... Dove l'hai preso? Eh? Te l'ha dato quel Pokémon parlante? Ah, in realtà era una persona? Oh, ok, ora capisco. Che vergogna, ti prego, non parliamo più di questa storia. Beh, io allora vado avanti. Ciao. E io ti seguo, ciccio, perché dobbiamo arrivare ad Aranciopoli, fine. Allora, tu mi scambi qualche Pokémon? Così si avvista uno strumento per terra me lo indica con la coda. È Eevee che... Oh mio Dio, è Eevee, quindi devo guardare la coda di Eevee per gli strumenti per terra? Questo non lo sapevo. So che c'è una pepita nascosta da qualche parte qua sotto. Però adesso controlliamo un attimo se Eevee reagisce a qualcosa. Tanto per controllare, perché... Dovrebbe essere tipo qua la pepita da qualche parte, circa. Sì, è qua! Ok, quindi basta guardare la coda di Eevee. Questa è una cosa che non sapevo, grazie mille gioco per avermelo detto. Qualche altro strumento, magari, Eevee? Sembra di no. Oh, 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 oh! Dov'è? L'ho visto, eh? Hai agito... Dai! È qua. Sembra essere qua. Sì, però, Wartortle, togliti, magari. Così posso prendere lo strumento... No, Wartortle! Togliti, per favore, eh? Ho capito, sei bello. Ecco... Dov'è lo strumento? L'ho sentito, ho visto la coda muoversi. L'avete vista, no, prima? Eccola, vedete? Si muove. Dov'è? È qua? No. È qua sotto. Ok. Dove di preciso? Ah, datemi un secondo, eh. Ok, sto spammando A in quest'area, ma non trovo la Pokéball o lo strumento. Ah! Aspetta. Vuoi dirmi che Eevee può individuare, tra virgolette, le Pokéball per terra e non solo gli strumenti per terra? Ecco perché non trovavo. Niente, intendo. Ah, perfetto. Ho dovuto anche... Oh! Altri strumenti? Aspetta. Ho dovuto anche togliere Wartortle. Ah ah, c'è una super pozione qua. Perché ovviamente se no parlavo continuamente con Wartortle. Ok, grazie mille, coda di Eevee. Adesso possiamo finalmente andare un po' avanti perché... Perché sì. Tu! Talmente buia che la gente perde delle cose là sotto. L'ho notato, ciccia, l'ho notato. E comunque, eccoci qua, eccolo qua, Jigglypuff, nel percorso 6. Quindi... Catturiamo Jigglypuff e poi affrontiamo i vari allenatori. Allora, preparati. Lancio! Che schifo. Vola.
Lancio! Come fai? Aspetta. Girati un po' di più. Così va bene? Sì, a quanto pare devo fare così. Ma forse l'ho già catturato, assolutamente no. Dai, c'ero quasi a quanto pare, quindi dai, gonfiati. Ottimo! Ok, vorrei evitare di usare le mie Mega Ball perché ho paura di di sprecarle. Però, ehi, quanta esperienza? Abbastanza esperienza. Ok, Ivysaur al 19, nonostante questo non lo utilizzerò. Ed è un gran peccato, ma non importa. I dati di Jigglypuff inseriti nel Pokédex. Canta e la gente si addormenta. Fine. Normale folletto? Non era solo folletto? Boh. Vabbè, affrontiamo gli allenatori di questo percorso, vai. Ah, posso? Chi va là? Smetti di origliare. Ricky! Ok, campeggista che ha addirittura due Pokémon. Wow, una novità in questo gioco, un allenatore random che ha due Pokémon. Cioè no, abbiamo già incontrato allenatori che avevano più di un Pokémon, ma sono molto rari a quanto pare. Nel frattempo, idrovampata! Brucia! Tanto le tue difese speciali sono abbastanza basse, perfetto. Addio Sandshrew. Chissà se è possibile trovare qualche altro Pokémon qui in questo percorso. Nidoran maschio. Va benissimo, resteremo in campo con Wartortle. Il cui nickname sarà non ne ho idea, perché... sì. Idrovampata! Brucia! Brucia? No? Incornata. Quindi idro-incor... qualcosa... qualcosa, qualcosa, riso. Vai, idrovampata ancora! E addio Nidoran maschio. Perfetto. Credo ci siano... un pigliamosche, due campeggisti, non so chi, e altri due campeggisti. Questo mi ricordo da Pokémon Rosso Fuoco, adesso vedremo se è così oppure no. Però prima affrontiamo anche la compagna di questo tizio, eccola qua. Scusa, ma è una conversazione privata? Non mi interessa più di tanto la conversazione, però mi interessano le battaglie Pokémon. Quindi domenica, manda in campo Nidoran femmina. Ehi, oggi è domenica! Almeno dovrebbe essere domenica mentre carico questo video. Comunque, Wartortle, prego, idrovampata ancora. Lo so che ci sono molte pause, tra virgolette, adesso. Haha, scottata. Però è arrivato il momento che... tutti quanti aspettavamo, ossia la mia gola sta cedendo. Ripeto ancora una volta, come fa la gente a registrare un sacco di video al giorno senza farsi male? Vi prego, ditemi il vostro segreto. Cioè, tra l'episodio scorso e questo ho dovuto bere due tazze di tè col miele. Io adoro il tè col miele, quindi cosa buona. Però, Jigglypuff, sai che ti dico? Nidorino con veleno spina. Vediamo un po' cosa può fare Nidorino, dai. Ozymandias, King of Kings. Eccoci qua. Jigglypuff. Chissà se in effetti canto ce l'ha? Sì. Credo abbia canto. Intanto veleno spina. Funziona? Abbastanza bene. E lo ha anche avvelenato. Della serie usiamo anche altri Pokémon. Doppia sberla evitata. E Jigglypuff mi sa che ci dice addio tipo con questo attacco qua. Ciao ciao. Appena gioco... ah, ok. A quanto pare... ecco, questa è una cosa che non mi piace particolarmente. Ossia, se il Pokémon avversario oppure voi avete un problema di stato, il gioco, dopo aver messo l'input di un'azione, deve aspettare che il Pokémon finisca l'animazione del fatto che ha un problema di stato per poi attivarsi. Questa è una cosa che non ho apprezzato per niente, che cos'era, in Sole e Luna, e anche in X e Y, se non sbaglio, succede, però è così, è la meccanica base del gioco, aspettano in modo che, o meglio, aspettano che il Pokémon sia nella posizione da ripetere, tra virgolette, e poi tolgono gli effetti e poi c'è l'azione. Però non capisco perché, ok? C'è uno strumento nascosto qua, giusto? Eevee? Sì? Caramella rara, questo me la ricordo. Alla faccia se me la ricordo. Allora, quanti altri allenatori devo affrontare? Ah, oh, oh? No, non c'era un pigliamosche qua?
Hanno cambiato qualcosa? Va bene, affrontiamo questo qua. Vieni, ti faccio vedere come si lotta tra gentiluomini. Stai lontano da me. Più lontano di così. Quella faccia è inquietante. È molto... Eevee? Ok. Quella faccia è molto inquietante. Comunque, e boy contro Wartortle. Hai solamente un Eevee. Visto? Guardate un po', ha un'acconciatura. Ora lo vedremo meglio perché... Ecco, guardate. Appena mi fai attaccare, per favore. Grazie. Guardate. Ha i capelli alzati. Quindi probabilmente questo ci spiegherà... Questo tizio, intendo. Ci spiegherà come... fare le acconciature. Probabilmente quello. Spero che ce lo spieghi, perché altrimenti non so. Comunque, hai addirittura... Va bene. Ha senso. Ha senso che questi cosi abbiano ricariche totali. Però dai, ho usato bolla apposta per non sprecare idrovampata e boom, ovviamente adesso devo usare due idrovampate. A meno che non lo scotto un'altra volta. Non lo scotti un'altra volta. Non lo so, riso scotti mi piace, è buono il riso. Vai, idrovampata. Quando comincio a parlare di riso vuol dire che è completamente finita, ok? Vuol dire che la mia mente, non solo la mia gola, sta andando letteralmente sulla motonave Anna, per non dire altro. Idrovampata! Ok, ciao ciao Eevee. Addirittura un altro brutto colpo che non serviva, però. Va bene, esperienza, grazie mille. E... sconfitto Javon! Oh, che frustrazione! Bene, allora, a parte questi qua, davvero non c'è il pigliamosche? No, c'è un marinaio però? Sai che ti dico? Tanto perché abbiamo usato comunque un bel po' Wartortle, ora usiamo un po' Talos, perché vorrei arrivare almeno ad Aranciopoli, dai. E dopo questo episodio, sapete una cosa? Devo ancora registrare Spyro! Ok, questo è il motivo... Ignazio! Questo è il motivo per cui non carico 3 video al giorno, ok? Non ce la faccio, seriamente. Infatti, non so se lo sapete già, ma da domani solo un video di Let's Go Eevee, solo un video di Spyro. Fine. Perché... sì, seriamente non reggo più. Brutto colpo? No, ha detto bene così. Ciao ciao Tentacool. Eri troppo cool per quest'epoca. Allora, altri due allenatori, un allenatore, quanti allenatori? Non ne ho idea, vediamo un po'. Strumenti nascosti? No, ma non nascosti, sì. E adesso, quanti? Due o uno? Ovviamente due. Cosa c'è? Che vuoi? Ti sei avvicinato tu a me! È come se io andassi da un tizio che cammina in mezzo alla strada, che mi vede camminare, e dice... cioè, e poi... ciao! Talos, vai. Allora, cosa facciamo a questo Bellsprout? Sai che ti dico che ti becchi una bella botta in testa. Addio Bellsprout. Ti prego, dimmi che l'altra tizia ha solamente un Pokémon, perché vorrei finire l'episodio, sapete com'è? Ah, aspetta, non mi affronti? Ah, ecco, mi affronta. Dici a me? Bene, ti farò da avversaria. Predictiamo un po'. Secondo me ha uno Spearow. Vediamo. No, Ok, ha un Charmander. Oppure un Charmander. Sì, vi ho già detto se non sbaglio ieri. Perché dico ieri? Vi ho già detto se non sbaglio prima che è possibile trovare un Charmander o Charmander nel percorso 3. Se però avete già superato il percorso 3, da quello che ho letto è possibile trovarne uno molto raramente anche nel tunnel roccioso. Ok? Quindi, prego. A meno che non volete o non avete già catturato 40 Pokémon, e in quel caso lo potrete prendere direttamente a Celestopoli. Anzi, nel percorso 24. Io non l'ho fatto e quindi... Nidorino intanto sale al 19. Ti userò sicuramente. Idem per te, PG8. Stavolta mi è andata male. Perfetto. E con questo e con 3 Jigglypuff nell'erba alta, io vi saluto. E nella prossima parte di Pokémon Let's Go Eevee, ecco qua Squirtle, vi servono 60 Pokémon per prenderlo. Faremo un bel giro di Aranciopoli, penso. E poi andremo...
nella motonave non lo so. Vedremo, ok? See you next time, baby!